Furto in un'abitazione del centro storico di Caltanissetta. I ladri portano via circa 5.000 euro. Bilancio partecipativo e tempo di proposte. Avviso del comune di Caltanissetta. Italia Nostra, no alla realizzazione di un percorso pedonale meccanico sulla scalinata Silvio Pellico. Osservazioni, diffida e petizione. Caffè al bar, preoccupazione per il paventato aumento, 1,50 euro a tazzina, intervento dell'Associazione del Commercio, Servizi e Turismo. Calcio, torna a Siracusa Nissa al De Simone, amichevole sabato 20 agosto. Topi d'appartamento in azione nel centro storico di Caltanissetta. Obiettivo dei ladri, un appartamento in cui vivono alcuni giovani originari della Somalia, che sono stati derubati dei risparmi che custodivano in casa, per una cifra che oscilla tra i 5 e i 6 mila euro. Sono stati gli stessi inquilini dell'appartamento del centro a chiamare il 112, una volta rientrati a casa e resisi conto dell'amara sorpresa. Sul caso sta indagando la polizia, che ha eseguito i primi accertamenti per tentare di identificare l'autore o gli autori del furto. Entro le ore 12 del 15 settembre 2022 potranno essere presentate le proposte progettuali per il bilancio partecipativo 2022 tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del comune direttamente da parte del proponente o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al comune di Caltanissetta, corso Umberto I, numero 132, 9300 Caltanissetta, direzione 4, ufficio ragioneria, con l'indicazione bilancio partecipativo 2022 progetto area tematica, indicando per l'appunto l'area tematica del progetto, oppure infine tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.caltanissetta.it. Ogni cittadino residente a Caltanissetta dai 16 anni in su in forma singola o associata può presentare un solo progetto per ogni area tematica scelta tra quelle che hanno ottenuto il massimo delle preferenze nella votazione dei cittadini, e cioè cultura, cura e bellezza del centro storico e poi pari merito al terzo posto sport, sviluppo economico, tutela e benessere degli animali. I progetti inoltre, che dovranno prevedere un costo massimo omnicomprensivo di 8.000 euro, dovranno contenere degli elementi fondamentali, e cioè il titolo, finalità obiettivi, destinatari, scansione delle attività, cronoprogramma e descrizione delle attività di durata non superiore a 12 mesi e dettaglio delle spese. Sarà poi una commissione valutativa composta dal segretario generale o un suo delegato, dal dirigente dei settori delle aree tematiche votate dai cittadini e dal dirigente della direzione lavori pubblici ad esprimere il parere sulla fattibilità di ciascun progetto in base alla chiarezza del progetto e degli obiettivi, coerenza con l'area tematica, fattibilità tecnica e giuridica degli interventi, compatibilità rispetto agli atti già approvati dal comune, stima dei costi, stima dei tempi di realizzazione, compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione. La fase successiva è poi un ulteriore avviso pubblico con i dettagli sui progetti ammissibili e le modalità e termini di votazione degli stessi. I cittadini che non possono allontanarsi da casa perché in condizioni di grave infermità potranno esercitare il voto domiciliare in occasione delle elezioni fissate per il prossimo 25 settembre. Naturalmente si tratta di persone in condizioni davvero gravi che non possono nemmeno essere accompagnati al seggio elettorale tramite il servizio previsto dai comuni per i portatori di handicap. Gli elettori che hanno necessità di votare da casa propria dovranno inviare al sindaco una dichiarazione di esprimere il voto dall'abitazione in cui dimorano, nel periodo compreso tra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre di quest'anno, quindi tra il 40° e il 20° giorno prima delle ormai imminenti elezioni. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e della certificazione sanitaria idonea rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. Laddove possibile, meglio anche indicare un recapito telefonico. Sì.
Anche i diciottenni potranno votare per il Senato, una novità che verrà applicata già a partire dalle prossime consultazioni elettorali del 25 settembre 2022. Con la legge costituzionale del 18 ottobre 2021 numero 1 è stato soppresso infatti il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione dei componenti del Senato della Repubblica, che era presente nell'articolo 58 della Costituzione, e quindi anche chi avrà compiuto la maggiore età per la prima volta potrà esprimere la propria preferenza in tal senso. A seguito dell'intervenuta modifica, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali DAIT, con la circolare numero 87/2022, precisa che nelle liste elettorali sezionali non dovranno più distinguersi con apposite annotazioni gli aventi diritto al voto per la sola elezione della Camera dei Deputati rispetto agli altri elettori, si legge nell'avviso della Direzione Servizi Demografici, Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta, che prosegue: visto che ora il corpo elettorale per il Senato della Repubblica e quello per la Camera dei Deputati coincidono, tutti gli elettori che si recheranno a votare presso l'ufficio elettorale di sezione dovranno dunque ricevere dal presidente del seggio entrambe le schede di voto per i due rami del Parlamento. Italia Nostra torna a ribadire il proprio no alla realizzazione del percorso pedonale meccanico o scala mobile che dir si voglia nella gradinata Silvio Pellico che collega via Cavour a via Crispi. L'associazione ambientalista di cui è presidente regionale il nisseno Leandro Ianni si dice pronta, tramite le parole dello stesso presidente, ad avviare tutte le iniziative per bloccare il progetto, a cominciare da una diffida alla soprintendenza dei beni culturali affinché ritiri il nulla osta concesso per la realizzazione della scala mobile. Pronta anche una petizione popolare per il no alla realizzazione del percorso pedonale meccanico. Il progetto della scala mobile rientra nel piano urbano di mobilità sostenibile, adottato con una delibera di giunta e poi approvato in consiglio comunale. Su questo punto Leandro Ianni ha evidenziato come molti cittadini si fossero opposti al progetto anche in consiglio comunale, quando erano intervenuti alcuni architetti sulla vicenda, tra cui lo stesso Ianni e i colleghi Cassetti e Saggio. Nei mesi scorsi ci siamo occupati diverse volte della scala mobile e l'assessore comunale ai lavori pubblici Marcello Frangiamone, ai nostri microfoni, ha garantito che la realizzazione dell'opera verrà svolta nel rispetto di tutte le norme per tutelare uno dei simboli della città. Sono 8.944 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a livello nazionale, mentre in Sicilia sono 794 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, stando al nuovo bollettino del Ministero della Salute rilasciato poche ore fa. Nel territorio nisseno sono 63 i nuovi positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 18 sono di Gela, 8 di Caltanissetta, 7 di San Cataldo, 6 di Niscemi, 5 di Mazzarino, 4 di Sutera, 3 di Acquaviva, 3 di Butera, 3 di Montedoro, 2 di Mussomeli, 1 di Milena, 1 di Riesi, 1 di Serra di Falco e 1 di Sommatino. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti di Caltanissetta, mentre un nisseno risulta deceduto. Sono 366 i pazienti guariti dal virus, 87 di Caltanissetta, 71 di Gela, 55 di San Cataldo, 28 di Niscemi, 26 di Butera, 20 di Sommatino, 14 di Mazzarino, 14 di Riesi, 11 di Delia, 10 di Mussomeli, 9 di Villalba, 6 di Serra di Falco, 3 di Bonpensiere, 2 di Montedoro, 2 di Resuttano, 2 di Santa Caterina, 2 di Sutera, 2 di Vallelunga, 1 di Acquaviva, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli e 1 di Milena. Il caffè al bar è un rito per milioni di italiani che a breve potrebbe anche arrivare a costare 1,50 euro. Notizia che desta preoccupazione tra i consumatori, anche perché se un tempo si fosse paventata la possibilità di un caffè al bar venduto a quasi 3.000 delle vecchie lire, in tanti avrebbero strabuzzato gli occhi. Al momento la sede nissena del sindacato di settore dell'ASCOM, che rappresenta gli operatori della ristorazione del territorio, non registra conferme sul possibile aumento di prezzo della tazzina di caffè. In ogni caso il presidente ASCOM Sicilia Francesco Trainito ha sottolineato che l'aumento del costo delle materie prime sta mettendo in seria difficoltà il mondo imprenditoriale da un lato e dall'altro anche i consumatori, che da parte loro vedono diminuire il proprio potere di acquisto a causa dell'inflazione. Trainito ha ammesso che aumentare i prezzi non è certo la soluzione per aiutare un sistema come quello italiano e ha lanciato alla politica un appello per aumentare gli strumenti per il sostegno a famiglie e imprese, in modo da evitare una nuova recessione economica che potrebbe avere conseguenze disastrose.
Giovedì sera alle ore 21 su TFN, nuovo appuntamento con Antologia Reporter, dal titolo Michele Tripisciano, una vita per la scultura. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. A Reporter, la vita e le opere di Michele Tripisciano, uno dei personaggi più importanti della Caltanissetta che abitava nel cuore del centro storico cittadino, in via Ciantro Marrocco. Un viaggio indietro nel tempo a Palazzo Moncada, dove sono custodite le sue creazioni, insieme a Rosanna Zaffuto Rovello, appassionata di storia locale. A distanza di più di 13 anni, Siracusa e Nissa torneranno ad affrontarsi, seppure in una gara amichevole, per preparare i rispettivi debutti ufficiali in Coppa Italia contro Real Belvedere e Gela. La partita tra Retusei e Nisseni è prevista sabato 20 agosto allo stadio Nicola De Simone di Siracusa. E quanto si legge sulla pagina Facebook della Nissa, le partite tra Siracusa e Nissa sono state sempre caratterizzate da un'accesa rivalità tra le due tifoserie. I primi screzi nella stagione 1984-85, quando le due squadre militavano in Serie C2. Un anno dopo, nella prima trasferta della stagione, proprio al De Simone, risultato finale 0-0, i pullman dei giocatori e dei tifosi nisseni furono scortati dalla polizia fino alla periferia della città, ma durante il tragitto si registrò un violento lancio di sassi all'indirizzo dei due mezzi da parte di gruppi di facinorosi, fortunatamente senza gravi conseguenze. Quelli che vedete in questa foto sono gli ultra della Nissa nella curva dello stadio Retuseo. Era il 19 ottobre 1986 e la partita era pure in schedina. Tempestoso anche l'incontro di ritorno, finito 1-1 al Palmintelli con l'arbitro sotto scorta. Anche quella partita era nella schedina Totocalcio, nella stessa domenica in cui si giocavano Milan-Juventus, Roma-Inter e Torino-Napoli. Ancora momenti di tensione nel campionato di eccellenza edizione 2001-2002 a Pian del Lago. Nissa-Siracusa 2-3, tafferugli a fine gara e 4 agenti feriti. Gli ultimi precedenti tra le due compagini sotto la presidenza biancoscudata di Luca Mannino, pubblico delle grandi occasioni al Tomaselli, 4-1 per la Nissa all'andata nel dicembre 2008, 1-1 al ritorno nell'ultimo precedente datato maggio 2009. 22 i confronti fra Siracusa e Nissa dal 1968 ad oggi, 11 vittorie del Siracusa, 3 della Nissa e 8 pareggi. Altri 7, per un totale di 29, riguardano Siracusa e Nissena dal 1932 al 1943. 4 vittorie del Siracusa, 2 della Nissena e un pareggio. Complessivamente 41 i gol fatti dai siracusani, 27 quelli messi a segno dai nisseni. Prima dell'amichevole di sabato al De Simone, la Nissa proseguirà la preparazione precampionato a Riesi, doppia seduta tutti i giorni. Giovedì 18 amichevole al Vincenzo Presti con la società calcistica Gela, che parteciperà al prossimo campionato di promozione.
Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sulle regioni del sud tenderà a irrobustirsi con caldo anche intenso, mentre al nord-ovest la situazione andrà peggiorando per l'avvicinarsi di questa perturbazione atlantica che porterà acquazzoni temporali e disturberà poi le giornate successive al centro-nord. Vediamo la mappa della nuvolosità, avremo questi ammassi nuvolosi che, legati proprio alla perturbazione atlantica, che si avvicineranno alle regioni di nord-ovest nella seconda parte del giorno, portando a acquazzoni e temporali. Osserviamo quindi la mappa delle precipitazioni che ci mostrano un'Italia inizialmente asciutta su gran parte del nostro paese, infatti al centro-sud ma anche al nord-est, mentre dal pomeriggio tenderà ad attivarsi questa instabilità con acquazzoni temporali, talora anche di forte intensità, in movimento poi verso il Triveneto. La tendenza quindi prevista per la giornata di mercoledì vede una situazione stabile e tranquilla al centro-sud, con caldo piuttosto intenso sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori, con punte anche superiori ai 35 gradi, mentre al nord-ovest dal pomeriggio andrà sensibilmente peggiorando con lo sviluppo per acquazzoni temporali, talora, come dicevo, di forte intensità, specie sull'Ossola, sul Piemonte, in estensione poi verso la Lombardia e parte del Triveneto a fine giornata. Ma per saperne di più sulle vostre località di interesse, consultate l'app di Trebimeteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, La China, via Fra Giarratana. Servizio notturno, La China, via Fra Giarratana.